Guida i miei passi secondo la tua parola, nessuna malizia prevalga su di me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, oggi ascolteremo una parola che usa termini fuori moda: legge, comandamento, precetto. Come la grandezza e la vocazione di Israele sta nella fedeltà all'alleanza del suo Dio, così la vocazione e la grandezza dei battezzati sta nel fare di Gesù la norma della propria morale. Egli è il nuovo Mosè e proclama una legge nuova che riassume l'antica. La sua vicenda di morte e resurrezione illumina la nostra coscienza e le doni i criteri per discernere il bene e il male. E ora, il Padre ascolti la nostra richiesta di perdono perché la sua legge e i suoi comandamenti tornino ad essere per noi sapienza e intelligenza di vita. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicino a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te, guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché hai rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te hai benedetto i tuoi figli. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti
e insegnerà ad altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, siamo ormai giunti al nono ed ultimo giorno della novena in onore di San Giuseppe. Un percorso che ci sembra essere stato lungo, ma in realtà fatto di piccoli passi, perché abbiamo scoperto in questi giorni come il cammino cristiano, il cammino della santità, sia un cammino che appartiene al nostro DNA. Noi veneriamo e guardiamo i santi non solo per il loro aiuto, la loro intercessione, ma soprattutto per guardare a quello che siamo chiamati a realizzare noi ogni giorno nella nostra vita. Perché noi siamo chiamati ad essere santi, ogni battezzato è santo, perché ogni battezzato è salvato. E allora al termine di questo nostro percorso vorremmo, aiutati dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, trarre le somme di questo nostro cammino. E nella provvidenza proprio la parola di Dio ci porta questo totale, a questa somma che la nostra riflessione, il nostro pensiero deve poter fare oramai alla vigilia della solennità in onore di San Giuseppe. Una solennità che insieme a quella dell'Annunciazione, il 25, sono le due solennità che quasi sospendono, irrompono nell'austerità della Quaresima. E come vi ho detto tante volte, noi abbiamo la protezione della Santa Famiglia, perché non c'è solo la presenza di Cristo, il nostro Salvatore, ma anche di Giuseppe e di Maria. Li troviamo insieme, per cui guardare a Gesù significa guardare a Giuseppe e a Maria. Guardare a Giuseppe significa guardare a Gesù e a Maria, e guardare a Maria significa guardare anche a Gesù e Giuseppe. Ed è significativo come in questo tempo proprio la liturgia ci fa sperimentare questa presenza, la presenza di Cristo in compagnia dei custodi della Santa Famiglia, ma dei custodi della nostra vita. Ed ecco perché sia il libro del Deuteronomio, sia Gesù nel Vangelo, ci chiede di osservare la legge, di osservare i precetti di Dio e di insegnare agli altri a fare altrettanto. Ovviamente nel Deuteronomio Dio parla della legge mosaica, ma Gesù di quale legge sta parlando? Se non la legge dell'amore. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e amare il nostro prossimo. Allora, se l'umiltà ci faceva entrare in questo cammino, dove nel silenzio abbiamo accolto la presenza di questo Dio che è Padre, e nell'abbraccio di questo Padre ci siamo scoperti figli, e abbiamo compreso come è necessario essere profeti di questa bellezza, non solo nella nostra vita ma nella vita delle persone che incontriamo, e ciò che olia questo nostro essere profeti, ciò che rimuove la ruggine da questo ingranaggio è il perdono e l'amore. Alla fine di questo nostro percorso siamo chiamati a mettere in pratica l'unica legge, l'unico comandamento, che è il comandamento dell'amore. Non solo a praticarlo nella nostra vita, ma anche a ricordarlo. Il rischio per la nostra vita è quello di dimenticare, è quello di incorrere in questa sorta di amnesia di ciò che il Signore non solo ha detto, ma di ciò che il Signore ha fatto. Ed ecco perché Gesù dice: attenzione,
attenzione a dimenticare, attenzione ad insegnare cose che non sono secondo la logica di Dio, perché sarete minimi, sarete considerati un nulla. Allora, fratelli e sorelle, più la nostra testimonianza è qualitativamente superiore, più siamo grandi agli occhi di Dio. Più invece la nostra testimonianza è una testimonianza che cerca di conformarsi alla logica del mondo, di appiattirsi sulla logica del mondo, più è una testimonianza che non riesce ad incidere. E quando la nostra vita non riesce ad incidere, non serve a nulla la nostra fede. Oggi, al termine di questo nostro cammino in onore di San Giuseppe, ci accorgiamo che la nostra vita deve essere una vita che lasci il segno nel nostro mondo, nella nostra società, nella nostra Chiesa. Lasciare il segno non significa parlare bene, pregare bene. Lasciare il segno significa avviare nella mia e nella vostra vita quel grande cambiamento che il Signore ci chiede. E il cambiamento che il Signore ci chiede ne possiamo avere consapevolezza e coscienza nella misura in cui al centro delle nostre scelte, al centro della nostra vita, mettiamo Cristo, la sua parola, l'Eucaristia, l'esperienza della Chiesa. Allora non mi sembra di esagerare se al termine di questa nostra novena il Signore ci voglia aprire gli occhi ad una testimonianza fattiva ed operosa che abbia come unica legge il comandamento dell'amore. In questo tempo in cui sperimentiamo, forse con sofferenza, l'allontanamento dei nostri luoghi di culto, dalle nostre pratiche abituali, dal nostro vederci anche solo per pregare insieme, il Signore ci chiede di ritrovare il senso profondo di quello che momentaneamente abbiamo perso. Il Signore ci chiede di porci un interrogativo su quello che fino a ieri era abitudine ed oggi non lo è più. A quello che fino a ieri era dato per scontato, per acquisito e che oggi non abbiamo più. Anche il solo venire in chiesa, farci il segno della croce, diventa per noi un interrogativo, non su quello che abbiamo perso, ma su quello che momentaneamente è stato strappato dalla nostra vita. È bella l'affermazione, con questa vi voglio lasciare, perché davvero il Signore possa alimentare nel nostro cuore la speranza. Quando lo sposo parla nel Vangelo ai suoi discepoli, lo sposo è Gesù, quelle parole che raccontano ai discepoli un allontanamento momentaneo dalla loro sensibilità, dai loro sensi, sono parole che traspaiono dai Vangeli con tutta quella amarezza, quella forza che indica un distacco, ma sono parole mai affidate alla disperazione. Se ricordate, e con i ragazzi più grandi abbiamo avuto modo di affrontare proprio l'ultimo incontro che abbiamo fatto insieme, quella donna che getta e rompe quel vasetto di olio profumatissimo, il nardo, e con i suoi capelli asciuga i piedi di Gesù. E quando i discepoli rimproverano la donna, dice: ma non si poteva fare qualcosa di meglio, aiutare i poveri, aiutare gli altri, vendere e il ricavato magari per i bisogni? Gesù dice: lasciatela fare, perché adesso lo sposo è con lei. Gesù non vuole sottrarre un gesto di familiarità finché quella donna lo può fare. Ecco, fratelli e sorelle, noi siamo chiamati
Ora che momentaneamente forse alcuni di noi sentono lo sposo lontano, sentono il Signore distaccato, perché forse non lo possono più toccare, vedere, ebbene, non disperiamo, perché il Signore non si allontana mai dalla nostra vita. Il Signore, dove l'abbiamo lasciato 15 giorni fa, lì è rimasto. E uscendo dalle nostre chiese, il Signore non è rimasto. Il Signore è venuto dietro a ciascuno di noi. Perché quanto abbiamo appreso e quanto è stato seminato nella nostra vita, il Signore non vuole che sia sciupato. Ed ecco perché il Signore non abbandona mai la nostra vita, perché sa che siamo fragili e allora vuole essere quell'aiuto in più per affrontare questo grande impegno, che è l'impegno della testimonianza. Allora noi sappiamo, al termine di questo nostro cammino, seppur breve, come l'unica certezza, l'unica sicurezza è che il Signore è accanto a noi. Non l'abbiamo lasciato nelle nostre chiese, ma il Signore è nella nostra vita, nelle nostre case. Anche l'allontanamento dall'Eucaristia, che diventa per noi credenti l'unico nutrimento vero per la nostra vita, ci fa sperimentare il digiuno. Ci siamo detti all'inizio della Quaresima che il digiuno tempra lo spirito e tempra anche il nostro corpo. Allora viviamo questo digiuno, vivete questo digiuno eucaristico come l'occasione che il Signore vi dà per poter temprare il vostro cuore, la vostra vita, il vostro spirito. E dove manca il pane, lì si rafforzi la preghiera, perché in vista di quel nutrimento, dopo i 40 giorni di Gesù nel deserto, la preghiera possa intanto aver lavorato, aver plasmato il nostro cuore. Ricordatevi l'immagine di Gesù nel deserto. 40 giorni e 40 notti prega mentre egli digiuna, e può affrontare come uomo la tentazione, non una, non due, ma ben tre volte, perché ha nutrito la sua vita con tutto ciò che viene da Dio, con la preghiera. Allora questo è l'ascito di San Giuseppe, questo è l'ascito di questi 9 giorni, e ancora di più la nostra preghiera si faccia concreta, perché possiamo essere testimoni quella bellezza, di quella paternità, di quella figliolanza che solo il Signore ci può dare. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua in tal vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Accetta, oh Dio, le nostre umili offerte e preghiere, difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, e noi, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Sofia e Nicolina, di Italia, Pasquale, Maria e Gerardo, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Cipriano, nostro patrono, Sant'Eustachio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo a Dio, che è il nostro Padre, di non abbandonarci nel momento della tentazione, nel momento in cui siamo chiamati ad essere testimoni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona all'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
santi patroni, pregare per tutte le necessità personali, le necessità della nostra Italia. O venerati martiri di Cristo, San Cipriano e San Eustachio, voi che meritaste il premio della giustizia e la corona del martirio, ci affidiamo alla vostra potente intercessione. Le vostre sacre reliquie, che il popolo san ciprianese custodisce come gloria e vanto della sua storia e fede, sono il segno della vostra protezione. Allontanate il male dalla nostra vita presente e futura, perché possiamo essere salvi nella fede che avete difeso con la parola e con l'esempio. Ringraziamo la Santissima Trinità per questo dono di grazia e affidiamo allo Spirito Santo la crescita umana e cristiana dei nostri bambini, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie, degli anziani e degli ammalati. Vi affidiamo tutti i fratelli che ci hanno preceduto nella corsa della fede e che ora dormono nel sonno della pace. Insieme con voi sono le stelle più belle che dal cielo vegliano su ciascuno di noi. Abbiamo bisogno della vostra assistenza e protezione perché la comunità che in San Cipriano e Vignale diventi casa e scuola di comunione, ove regna il sovrano Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Il pane di cui ci siamo nutriti alla tua mensa ci santifichi, Signore, e riscattandoci da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse per Cristo nostro Signore. Amen. Ancora una volta vogliamo affidare la nostra vita a San Giuseppe, e in special modo vorremmo pregare la novena in onore di San Giuseppe per tutti i sacerdoti, soprattutto del nord Italia, che sono morti a causa di questa epidemia. Vogliamo unirci alle nostre chiese sorelle e pregare per questi pastori perché dal cielo possano continuare ad intercedere e a pregare per le loro comunità. O San Giuseppe, modello di ogni virtù, ottienici il tuo spirito interiore nel silenzio amoroso ed operoso, nella pratica di tutte le prescrizioni religiose e sociali, nella docilità a tutto il volere di Dio, hai raggiunto un altissimo grado di santità e di gloria celeste. Ottienici aumento di fede, speranza e carità, larga infusione delle virtù cardinali, abbondanza dei doni dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, Padre di Gesù, benedico il Signore per le intime tue comunicazioni con Lui durante la sua infanzia e giovinezza a Betlemme, in Egitto, a Nazaret. Lo hai paternamente amato e sei stato filialmente riamato. La tua fede ti faceva adorare in Lui il Figlio di Dio incarnato, mentre Lui ti ubbidiva, ti serviva, ti ascoltava. Avevi con Lui soavi conversazioni, comunanza di lavoro, grandi pene e dolcissime consolazioni. Ottienici la grazia di né più offendere e perdere Gesù col peccato, perché possiamo arrivare ad una grande intimità e a un amore tenero verso Gesù sopra la terra e da possederlo per sempre in cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, sposo purissimo di Maria, umilmente ti preghiamo di ottenerci una vera devozione alla nostra tenera madre, maestra e regina. Per divina volontà, la tua missione fu associata a quella di Maria. Con Maria dividesti pene e gioie, con lei vi fu una santa emulazione di virtù, di lavoro e di meriti, unione di mente e di cuore. O San Giuseppe, prega per i padri e le madri di famiglia. Ottienici la grazia di conoscere la Santissima Vergine Maria,
di imitarla, amarla e pregarla sempre. Attira tante anime al suo cuore materno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, fedele cooperatore nella nostra redenzione, abbi pietà della povera umanità ancora avvolta in tanti errori, vizi e superstizioni. Tu fosti docile strumento nelle mani del Padre Celeste a disporre tutto per la nascita, la fanciullezza di Gesù e la preparazione della vittima, sacerdote e maestro divino agli uomini. O Santo dolcissimo al volere di Dio, ottienici tante vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, per esse ti chiediamo generosa e costante corrispondenza al prezioso dono della chiamata di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia, con Gesù e con Maria. San Giuseppe, protettore della Chiesa universale, volgi benigno lo sguardo sopra il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i cristiani. Prega per la santificazione di tutti. La Chiesa è il frutto del sangue di Gesù, tuo Figlio. Affidiamo a te le nostre suppliche per l'estensione, la libertà, l'esaltazione della Chiesa. Difendila dagli errori, dal male, dalle forze dell'inferno, come un giorno salvasti l'insidiata vita di Gesù dalle mani di Erode. Si avveri il sospiro di Gesù, un solo vile sotto un solo pastore. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, ti veneriamo come il modello dei lavoratori, l'amico dei poveri, il consolatore dei sofferenti e degli emigranti, il santo della provvidenza. Sopra la terra hai rappresentato la bontà e la premura universale del Padre Celeste. Fosti falegname a Nazareth e maestro di lavoro al Figlio di Dio, fattosi umile lavoratore per noi. Soccorri con le tue preghiere quanti faticano nel lavoro intellettuale, morale e materiale. Alle nazioni ottieni una legislazione conforme al Vangelo, lo spirito di carità cristiana, un ordinamento conforme alla giustizia e alla pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, madre di Gesù e madre dell'umanità, continua con la tua protezione a custodire l'Italia perché ritorni ad essere centro vivo di civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre Celeste e per la salvezza di tutti gli uomini. E come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così protegge e salva l'Italia, perché con il tuo aiuto e la tua intercessione ritorni a spalancare le porte a Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. O San Giuseppe, protettore degli agonizzanti, ti supplichiamo per tutti i morenti e per la tua assistenza nell'ora della nostra morte. Tu meritasti un transito felice con una santa vita e nelle tue ultime ore avesti l'ineffabile consolazione dell'assistenza di Gesù e Maria. Liberaci dalla morte improvvisa, concedi la grazia di imitarti in vita, di distaccare il cuore da ogni cosa mondana e raccogliere ogni giorno tesori per il momento della morte. Fa che allora possiamo ricevere bene i sacramenti e con Maria ispiraci sentimenti di fede, speranza, carità e dolore dei peccati, perché spiri in pace l'anima nostra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. Ricordati, o virginale sposo di Maria, o nostro caro protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia veniamo a te e fervorosamente ci affidiamo. O San Giuseppe, ascolta la nostra preghiera e benedici la nostra comunità parrocchiale, perché come i nostri padri continui oggi ad amarti e imitarti nelle tue virtù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O protettore nell'agonia, tu mi assisti in morte mia con Gesù e con Maria. Preghiamo. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasse al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio e col tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Fratelli e sorelle cari, riceviamo ancora una volta la benedizione di Dio che ci possa accompagnare nelle fatiche e anche nelle gioie di questo tempo che è per noi un tempo di grazia. Come avrete già letto dalla pagina Facebook della parrocchia, vi chiedo davvero di condividerlo. Di solito noi condividiamo tante sciocchezze, tante catene, soprattutto anche in questo tempo. Io ogni giorno devo cancellare dalla memoria un sacco di cose inutili, però questa cosa vi chiedo di condividerla, soprattutto con le famiglie, soprattutto con i nostri bambini, che insieme ai loro genitori, i nostri ragazzi delle scuole medie, i nostri giovanissimi, tutti, anziani o meno anziani, domani celebreremo alle ore 19 la messa di San Giuseppe, dove ricorderemo alcuni nostri defunti, ricorderemo tutti i nostri papà, i papà che sono in cielo e anche i papà che continuano a faticare su questa terra. Poi tutti quanti alle ore 21 con la corona del rosario vi unirete a me, che dalla pagina, con la pagina Facebook della parrocchia, vi aiuterò a pregare insieme il rosario. Sarà bello, perché dalle nostre case getteremo dei ponti per sentirci più vicini come comunità parrocchiale, ma saremo ancora di più uniti a tutta la Chiesa d'Italia. Sarà bello domani sera alla stessa ora, con le stesse parole, il sussidio che ho pubblicato sulla pagina Facebook, stampatelo, perché è quello che useremo tutti. Allora, con le stesse parole, con la stessa meditazione, con gli stessi gesti, pregheremo la recita del rosario. Ci affideremo a San Giuseppe, affideremo la nostra Italia, la nostra comunità, all'intercessione premurosa di San Giuseppe. Quindi vi chiedo davvero di essere in tanti domani sera. Nella giornata di domani sospendete i rosari spontanei
chi alle 3, chi alle 5, chi alle 4, sospendeteli, perché avremo questo unico appuntamento domani sera, e ancora di più per la nostra comunità che avrebbe dovuto celebrare la processione in onore di San Giuseppe. Celebreremo il Santo Rosario, che avrà la stessa intensità, la stessa pregnanza di storia, di devozione e di preghiera che avrebbe avuto anche la processione in onore di San Giuseppe con la Madonna. Allora sentiamoci uniti, prepariamoci a vivere la solennità di domani, e che il Signore ci benedica, sia sempre su di noi e ci accompagni in ogni istante della nostra vita. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per l'intercessione dei nostri santi patroni e di San Giuseppe, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio. Vogliamo affidarci ancora una volta a Maria e diciamo: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.